Abbiamo colto determinazione, Presidente Occhiuto, soprattutto sulla tempistica. Si dice quasi sicuro che possa essere consegnato quest'opera nei tempi previsti, ossia fine 2023. C'è da essere fiduciosi? Ma sì, io sono stato sempre fiducioso da quando sono iniziati i lavori. Devo dire la verità che si è trovata una società che si è aggiudicata i lavori, che è subentrata, come sappiamo, che sta tenendo fede agli impegni presi. D'altra parte anche gli uffici regionali stanno con puntualità estrema pagando alla ditta appaltatrice gli stati di avanzamento. Quindi se questa cosa continua ad andare avanti così, che gli stati di avanzamento vengono pagati puntualmente, i lavori saranno sicuramente puntuali anche nel termine. Poi un mese in meno, un mese in più, l'importante è che questa opera finalmente sia partita, che stia andando avanti e che finalmente possa assicurare una sanità diversa a questo territorio, perché non è vero che noi abbiamo un'ottima sanità negli due ospedali che abbiamo, perché sono strutture fatiscenti, strutture che molta gente, fra cui mio papà per esempio, no, hanno contratto dei virus nosocomiali e purtroppo mortali all'interno della nostra struttura. Non è facile mettere mano alla struttura esistente. Ora poi bisognerà vedere cosa fare con le due strutture che abbiamo, a Corigliano e a Rossano, nelle due aree della città, ma è fondamentale terminare quest'opera con altre strutture moderne e con anche personale a sufficienza. Il Presidente ha chiesto 2.500 assunzioni alla sanità al tavolo nazionale. Io credo che noi saremo in tempo con un nuovo ospedale per le assunzioni, insomma, affinché Roma autorizzi le nuove assunzioni, si compiono le procedure. Senta, c'è la possibilità in prospettiva di poter chiedere un po' di più rispetto ad un intervento funzionale di quel che è oggi uno SPOC, quindi pensare ad un'azienda ospedaliera o ad un hub? Ci sono le condizioni? Ma assolutamente sì, avevo fatto già una proposta di legge nella precedente legislatura in cui è previsto per l'appunto questo aspetto dell'azienda ospedaliera con riferimento all'area ionica, unendo l'area ionica di Cosentina con l'area ionica crotonese, no? Io credo che le condizioni ci saranno tutte. È chiaro che un ospedale come questo, che dovrà diventare un'eccellenza, ha necessità anche di essere riconosciuta dal punto di vista anche formale, che non è solo formale, perché l'hub è chiaro che deve poi assicurare determinate prestazioni che al momento questo territorio non ha. Sento un'ultima battuta. Si sta lavorando sul lato aziendale, nel frattempo si attende però la pianificazione regionale al tavolo a Duce. È prematuro parlare oggi di atto aziendale, forse è meglio attendere gli esiti del tavolo a Duce? Si sta invertendo un po' l'ordine, qual è il suo punto di vista e cosa bisogna fare? No, non è mai prematuro, noi stiamo, a dire il vero, anche con gli altri consiglieri regionali del territorio con i quali ci confrontiamo continuamente, interloquendo anche con il commissario presidente Occhiuto per l'atto aziendale, perché è evidente che il nuovo ospedale dovrà avere delle specialistiche che in questo momento i due ospedali esistenti non hanno. Quindi noi su questo dobbiamo lavorare sin d'ora, perché se noi rischiamo poi di avere un atto aziendale che non è al passo con il nuovo ospedale. Quindi che voglio dire, l'emodinamica è chiaro che dovrà esserci nell'atto aziendale, nella zona ionica, no, per dire. Bene fa la regina a parlarne sin da subito. Sì, sì, assolutamente, su questo noi ci stiamo già lavorando affinché questi aspetti vengano curati nel dettaglio. Ecco, speriamo di riuscire ad ottenere quello che ci siamo prefissati, in modo tale che, non dico che finisca la migrazione sanitaria, perché è evidente che alcune specialistiche particolari, per esempio la pediatria che assicura il Bambin Gesù solamente in Italia o il Gaslini a Genova, è evidente che non puoi averle qui, però altre cose si possono fare qui ed evitare che ci si sposti per centinaia di chilometri. Ecco. Arriva il Presidente Occhiuto, che segnale? È un grande segnale, significa che da parte della Giunta regionale e del Presidente c'è grande attenzione e considerazione verso l'ospedale unico della Sibaritide. Qui stiamo parlando della terza città della Calabria che ha la necessità di dotarsi di una sanità di eccellenza e ritengo che la realizzazione di questa grande infrastruttura sanitaria possa rappresentare un polo di eccellenza nell'intera Sibaritide e perché no anche provinciale. Onorevole, si nutrono un po' aspettative da queste parti, non basta il nuovo ospedale, occorre crescere anche funzionalmente e non basta uno SPOC da questo punto di vista? Sì, ma sono convinta anche io di questo. Intanto il Presidente vuole prima partire
dalla riorganizzazione del sistema sanitario che purtroppo in questi anni ha prodotto gli effetti negativi che conosciamo tutti. Dopodiché sarà cura nostra, consiglieri regionali del territorio, di presentare una proposta di legge affinché possa diventare un'azienda sanitaria, un'azienda, anche un'azienda ospedaliera, ci basterebbe. Senta, rispetto al passato qualcosa sta cambiando, è vero che poi ogni politico in qualche misura coltiva il suo orticello, però sui grandi temi, un po' come nelle grandi città, anche nella Sibaritide finalmente le deputazioni parlamentari iniziano a parlare un unico linguaggio. Sta cambiando qualcosa? Secondo lei, se sì, perché oggi sta cambiando? Sta cambiando sicuramente qualcosa, intanto perché abbiamo un presidente della giunta regionale che ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare per questo territorio. Tanto lavoro e tanta attenzione. Io ritengo che questo territorio, attraverso la deputazione che ha, che può essere regionale, parlamentare, deve avere la giusta autorevolezza territoriale. Parliamo terza città della Calabria, ma è il punto di riferimento dell'intera Sibaritide, del Basso e Alto Ionio.